Diretta per questo pomeriggio in compagnia di Stereo Dubaldi e anche di due ospiti che abbiamo qui in radio. Vi presento subito Deborah Pellegrini, che è vicepresidente dell'associazione Essere Umano. Poi vi diremo di che cosa si tratta, ma siccome dal 2012 ormai la gente sarà anche abituata ad leggere o sentire ogni tanto il nome di questa associazione, perché è legata a delle iniziative che si svolgono generalmente nel Castello Manlius di Recanati, e in zona Chiarino, che zona Chiarino o zona Spaccio Fuseli? È una strada a metà, Spaccio Fuseli. E abbiamo anche la nostra presidente, la presidente dell'associazione, Silvana Astrologo, che è qui pure con noi, anche se magari in questo momento non è visibile in streaming, perché possiamo anche appunto consigliare di seguirci anche in video in streaming e su radio, per chi avesse magari un computer o un tablet o qualche cosa, anche un cellulare in mano, state andando per strada, così ci vedete pure. Allora, vediamo di dare corso a questa trasmissione, che vuole essere di presentazione dell'attività che Essere Umano svolgerà in questo periodo autunno-inverno. E magari anche cominciando con l'iniziativa che invece è proprio in programma domani, quella legata a Pilates Harmony, che viene condotta da un giovane Angelo Bersacchia. Allora, intanto do la parola, intanto apro il microfono anche Grazie. del vicepresidente, appunto Deborah. Allora, vogliamo parlare di questo Essere Umano. Intanto è 2012, a che è venuta l'idea? È stata un'idea che in realtà noi avevamo maturato anche prima, perché io e Silvana siamo state colleghe di corso di counseling, e quindi da lì, insieme ad altri amici, ci siamo un po' uniti intorno a questa idea e abbiamo deciso di, vista anche la location splendida che ci ospita, che è appunto il Castello Manlius, di sfruttare, diciamo, questa opportunità per creare qualcosa che potesse servire alle persone per stare meglio con se stessi. Penso che oggi ce n'è bisogno, no? Quindi, È insomma. nello spirito un po' di Malius che conosco, quello sempre di entrare nell'animo e nello spirito delle persone, no? O comunque di far vivere delle sensazioni nuove. Sì, diciamo che nel castello si respira in questo senso E il un'energia castello è sia appunto, come maschile tu che femminile, dicevi. così, perché anche Silvana sposa, insomma, questo approccio di Malleus, per cui sì, poi insomma il castello raccoglie tante, anche le iniziative del Rico, che sono sempre Sì, come no. Fanno assolutamente. ancora opera totale, sì. Adesso riprenderà, sì, ha Perché fatto una piccola pausa estiva, è dovrebbe stato a riniziare Milano. adesso a ottobre, il 7 ottobre mi sembra. Il 7 ottobre fa un concerto, quindi anzi, cogliamo l'occasione per invitare, Basta perché iscriversi, è il numero chiuso, diciamo sì, così, ogni sì. volta, però basta prenotarsi, magari se non è ottobre sarà novembre. Sì, comunque è un'esperienza veramente Ma io l'ho stupenda, per vista, cui quindi quindi l'hai potuta posso sperimentare. consigliare effettivamente di provare questa esperienza nuova. Sì, assolutamente. E quindi ecco, è nata questa idea, che in realtà adesso è un po' più di un'idea, nel senso che è da cinque anni che facciamo questa attività, e che comunque, 6 insomma, ottobre mi suggerisce il 6 Silvana. ottobre, ok, allora Enrico sarà contento che rettifichiamo la data il 6 ottobre. E dicevo comunque che in questi 5 anni, insomma, le persone ci stanno seguendo, per cui questo ci ha stimolato e ci ha spinto ad organizzare sempre più attività, ad organizzare sempre più proposte per chi vuole, ecco, diciamo, avere l'opportunità di conoscersi un po' meglio, e quindi di, insomma, evolvere un po' come persone, e quindi anche poi di contribuire a migliorare quello che abbiamo intorno, no? Senti Deborah, ma allora, prima di passare all'esposizione del programma, no? E poi vedere di volta in volta di che cosa generalmente ci si occupa, questo Pilates Harmony, che poi c'è anche domani, Sì. no? Che cos'è? Ma allora, Pilates Harmony è una, diciamo, un'attività che unisce al Pilates, che è un'attività corporea,
storia che aiuta a potenziare il corpo e a potenziare i muscoli, principalmente della zona, diciamo, centrale, di quella che viene definita la powerhouse, della zona diciamo che coordina un po' tutti i movimenti, quindi l'addome. È una ginnastica? È una ginnastica, però fatta con la consapevolezza, diciamo, del corpo, nel senso, non è una ginnastica fatta in palestra, con il rispetto delle palestre, per carità, dove si suda per un'ora, sì, sette camicie. A volte ti porta anche molto fuori di te. In realtà il Pilates Harmony è un'attività che ha proprio l'obiettivo di entrare sempre più in contatto con le percezioni del corpo, e quindi in questo senso poi aiutarci ad averlo un po' come bussola di quello che di ma quello come che fa facciamo. Una persona ad avere una percezione del proprio corpo al punto da sapere, non so, quello che sono i movimenti più adatti per... Diciamo che il parte segreto c'è l'istruttore sta un po', che gli consiglia sicuramente di fare... Angelo domani, tra l'altro, appunto, diciamo che domani alle 7 però ci crede sarà la gente, gratuita. Sì. Fortunatamente sempre di più. Perché sì. Poi dopo c'è un risultato, quindi certo, ancora di più sì. Dopo. Sì, sì, sì. Diciamo che il segreto è un po' spostare quell'attenzione che noi molto spesso poniamo fuori di noi, dentro di noi. Quindi chiuderci un attimo e concentrarci e ascoltare le sensazioni che il corpo arriva. Noi non siamo abituati a farlo, perché in realtà siamo spinti a fare tutt'altro. E quindi è proprio un'abitudine che dobbiamo dare a noi stessi, al nostro corpo. E l'obiettivo è proprio questo, anche quello di Angelo, che appunto domani ci spingerà e ci accoglierà in questa attività che faremo domani gratuitamente alle 7 per chi vuole provare Pilates Harmony, e poi con il corso che partirà da ottobre due volte alla settimana. Quindi insomma questo è un po' l'obiettivo per noi. Anche per questo Pilates Harmony avete delle iscrizioni? Ma allora la prova non adesso... è accettata più di tante? Allora la prova adesso è gratuita, quindi chi quindi vuole viene nella stanza. È molto grande, insomma, il castello da questo punto di vista ci ospita in una sala grande, quindi abbiamo la disponibilità, insomma, abbastanza ampia. Poi è chiaro che se dovessimo vedere che gli iscritti sono tanti, anche per, insomma, fare in modo che l'attività si svolga nel modo migliore, mettiamo diciamo un numero, certo. Però tendenzialmente la sala è grande, quindi invitiamo quanti più vogliono a partecipare, perché giovedì scorso è stato molto bello. Tra l'altro io ho scritto anche un post su Facebook per questa cosa, perché è stato bello, perché poi Angelo unisce anche una musica molto dolce che quindi accompagna il movimento, c'erano le candele che facevano da scenografia, quindi comunque era veramente una coccola che ci siamo fatti giovedì scorso. Quindi insomma, ecco, l'invito è a ricoccolarsi di nuovo domani, ecco. Benissimo, allora vediamo questo programma che per ora è formato da due cicli, cioè da tre appuntamenti che hanno già, diciamo così, un'esperienza pluriennale, diciamo così, perché due sono già arrivati al terzo anno e uno, Prende sicuro dell'essere umano, è il quinto anno di seguito che portate avanti. Ne vogliamo parlare allora, Barbara? Da dove partiamo? Primo appuntamento? Sì, io partirei dal ciclo di conferenze, quelle appunto del prendersi cura dell'essere umano, che è il quinto anno che portiamo avanti e che è anche un'occasione per tutti, sia per i soci dell'associazione che per chi non è socio, di conoscere le attività che portiamo avanti con l'associazione. Quindi adesso questo programma va da ottobre a dicembre. Sì. Noi già da un po' di tempo abbiamo deciso di diciamo concentrare la nostra attenzione sulla musica e sui suoni, intese proprio come la possibilità di abituarci a sentire una musica e dei suoni che siano più accoglienti per noi, perché comunque anche oggi la fisica quantistica dice che noi siamo fatti di vibrazioni, quindi come scegliamo la mattina i vestiti e il cibo che mangiamo a pranzo, forse è il caso che scegliamo anche i suoni con i quali ci immergiamo, quindi le parole che ascoltiamo o la musica che ascoltiamo. Quindi a ottobre ospitiamo un concerto di Thea Crudi, che è una cantante italo-finlandese. Ah, bello. Sì, tra l'altro una cantante, insomma, che fa questi concerti in tutta Italia, quindi conosciuta. Olistica, una cantante olistica, perché lei in uno spettacolo, quindi abbastanza molto suggestivo, canta dei mantra indiani, quindi orientali. E quindi ecco, diciamo che questo ci dà la possibilità di approcciarci alla musica, ma una musica che ci permette comunque sempre di
fare un viaggio dentro noi stessi e quindi stare meglio con noi stessi, insomma. E un altro concerto lo faremo a dicembre con Federica Focante, che è il Sentiero di Cristallo. 27 dicembre, dopo Natale. 27 dicembre. Se noi tutti gli anni facciamo un incontro post Natale per farci gli auguri. Musica, meditazione e riequilibrio energetico. Sì, anche questo è un... Con le campane di cristallo addirittura. Sì, è un'occasione con Federica di fare appunto questo concerto con le campane di cristallo, e quindi anche qui sarà un incontro tra la musica e la meditazione, quindi per tra l'altro accogliere insomma meglio il Natale. E poi per chiudere questo ciclo di conferenze, a novembre abbiamo una conferenza di una cardiologa, la dottoressa Di Luzio, Silvia Di Luzio, sì, che è una cardiologa che ha scritto un libro che si chiama Il cuore è una porta, che diciamo ci illustra un po' com'è importante portare in allineamento, quindi in armonia, i tre cervelli di cui noi siamo fatti, perché noi siamo convinti che ne abbiamo uno solo, che è quello che poi sfruttiamo anche molto, usiamo anche molto. In realtà ne abbiamo altri due, che è la pancia, insomma l'addome, quindi il cervello, il secondo cervello, ma anche il cervello del cuore, perché tra l'altro il cuore hanno scoperto che ha un campo energetico anche molto più grande, ad esempio, della mente, che noi sfruttiamo tanto. E quindi lei ci insegnerà un po' e ci darà delle indicazioni rispetto a cosa possiamo fare per mettere in equilibrio e in armonia questi tre cervelli. Quindi... Tutto sembra un po' di tradizione, di filosofia orientale quasi, o no? Sì, diciamo che il nostro... Che generalmente l'Oriente, che ci ha abituato a queste forme di ricerca dell'armonia e dell'equilibrio interiore, no? Sì, diciamo che l'obiettivo nostro è un po' quello di integrare le due visioni, nel senso che comunque l'Oriente ci dà tanti spunti ai quali noi probabilmente non siamo abituati. Poi però noi comunque viviamo in Occidente, quindi abbiamo anche bisogno di valorizzare quello che siamo, quindi quello che portiamo avanti è un po' appunto un punto di equilibrio tra entrambi. Infatti comunque anche il Pilates è un'attività che sì, utilizza diciamo una modalità che può essere anche orientale, ma poi utilizza delle modalità che sono anche occidentali di ginnastica del corpo. Quindi insomma, come anche ad esempio la biodanza nasce in realtà non in Oriente, insomma. Quindi ecco, cerchiamo un po' di unire le due cose. Benissimo, allora poi abbiamo invece per il terzo anno consecutivo formare l'essere umano, quindi prima avere cura dell'essere umano, poi bisogna formarlo pure no, e questo è pure fatto di due appuntamenti. Sì. Uno con te. Sì, uno con me. Deborah Pellegrini, il che giorno è questo? Ad ottobre, il 18 ottobre. Il laboratorio di biodisegno onirico e rappresentazione dinamica dei simboli. L'anima disegna i nostri talenti. Sì, ma allora questo i titoli sono sempre misteriosi, cioè non si riesce mai a penetrare nel loro significato, cosa vogliono dire. Cosa vogliono dire. In realtà è semplice, spiegacelo. Sì. Ma allora, è un laboratorio di tre incontri nel quale utilizzeremo il disegno e le meditazioni, e utilizzeremo anche una tecnica che è la rappresentazione dei simboli, che si basa un po' sulle costellazioni, sui principi delle costellazioni familiari. Cioè di fatto noi andremo a contattare la nostra anima, cosa che non siamo abituati a fare, e la faremo parlare grazie alle meditazioni e grazie al disegno, e rispetto a quello che oggi può essere un talento che noi o una capacità, una qualità che abbiamo, che abbiamo bisogno oggi di sviluppare di più, o magari di praticare di più, per fare in modo di poter magari vivere meglio la nostra vita in questo momento, o affrontare un cambiamento che dobbiamo affrontare. E poi le mettiamo, una volta diciamo che la nostra anima ha parlato, e quindi tramite i nostri disegni li metteremo in scena, e li metteremo in scena appunto con una rappresentazione simbolica, e quindi useremo la forza del gruppo per vedere, rispetto a questi talenti, noi a che punto siamo, cioè se oggi siamo in grado di accoglierli o meno nella nostra vita, perché a volte magari non sempre riusciamo a farlo. E questo lo faccio io, ma lo faccio anche insieme ad una collega amica, che è Rossella Longo, che è una counselor anche lei come me, e quindi lo facciamo insieme ad ottobre, a novembre e a dicembre. Abbiamo previsto tre incontri.
E quindi 2 dicembre, l'8 novembre, 18 ottobre. Sì, ma quando parli di ripoter recuperare o riconoscere quelli che sono i nostri talenti, significa capire le nostre potenzialità, non so. Sì, le nostre potenzialità, quello che magari può essere un qualcosa. Quelle che rimangono magari... sempre un po' sopite perché magari non ce lo permettiamo e quindi magari perché... siamo persone più capaci di quello che magari no, ci riconosciamo assolutamente di sì. Sì, assolutamente sì, in realtà se ci permettiamo di far questo scopriremo che siamo molto più capaci di quello che pensiamo di essere, sì, assolutamente. Beh, questo è confortante, anche se poi magari quindi quanti talenti abbiamo perso in questa maniera. Ma a volte il concetto del talento ci richiama molto spesso magari a queste figure che spiccano, ipertalentose che spiccano, allora noi pensiamo che solo quelli hanno talento, noi non ce l'abbiamo. In realtà il talento è comunque una risorse che abbiamo tutte, le risorse che ci possono aiutare ad affrontare certi momenti, poi ognuno lo fa in maniera diversa, per come è in grado, per come vuole, per come è capace in quel momento. Benissimo, allora Deborah Pellegrini vi aspetta a ottobre e a novembre, quindi se volete anche scoprire quello che siete capaci di fare o quello che siete capaci anche di avvertire, quello, magari mettere anche in risalto un'evidenza, una sensibilità che uno magari non ha mai pensato di avere. Certo. Questo significa anche godere maggiormente delle arti? Assolutamente sì, perché comunque potrebbe anche essere magari nello scoprirsi che il talento può essere o semplicemente può essere magari la voglia di fare più movimento fisico o ballare o disegnare, ad esempio il disegno, o ascoltare musica, musica assolutamente. Quindi sì, può vedo essere che anche per voi la musica è molto importante, molto giustamente importante. Sì. Una radio giustamente poi, no ma perché siamo io contenti. Sono convinto che sia sì. Veramente una delle più alte espressioni dell'uomo, assolutamente. Allora vediamo un po' costruire il proprio tamburo sciamanico, eccolo qua. Questo invece è venerdì 3, sabato 4 e domenica 5 novembre. No, sì, di che sera. Parla? Ma qui ritorniamo con Stefano un po' alla Principini musica. E Marina Rigutti, diciamo qui, tutti sì. Coloro che sono che coinvolti, diciamo così, in questo progetto. Sì, tra l'altro Marina è già stata ospite nostra, quindi magari le persone che ci ascoltano, forse alcune l'hanno già vista al Castello e ha sempre fatto laboratori, insomma, molto apprezzati. Qui ritorniamo un po' al tema della musica, più che altro del ritmo, nel senso che questo seminario ha un po', diciamo, l'obiettivo di portarci a costruire il tamburo sciamanico, quindi proprio materialmente costruiremo un tamburo sciamanico che insomma nelle popolazioni antiche il tamburo sciamanico era anche uno strumento di medicina che veniva usato anche per curare, faceva parte, diciamo, dei riti comunque che venivano utilizzati per curare le persone che stavano male, proprio perché il ritmo si ritiene che abbia comunque un potere terapeutico. Proprio per... E quindi insomma l'obiettivo è costruire il tamburo grazie al maestro Principini, che di fatto lo fa da tanti anni, e poi trovare il nostro ritmo. Quindi mettere anche in pratica cosa significa trovare, diciamo, suonare il tamburo, e quindi tramite questo trovare il nostro ritmo, perché poi il tamburo ad esempio ci può accompagnare anche nelle meditazioni, nei momenti magari di centratura con noi stessi, ecco. Quindi anche questo sicuramente, magari forse tra quelli che abbiamo detto, può essere anche più particolare per certi aspetti. Poi insomma nell'Occidente quando si parla di sciamanesimo, a parte che oggi è anche un termine un po' abusato, è una cosa un po' così, però in realtà invece è un qualcosa di molto profondo che ci dà la possibilità di entrare in contatto col nostro ritmo, quindi insomma anche questo è qualcosa che è importante, che invitiamo tutti a fare, ecco. Che poi dite anche che con l'ascolto del suono del proprio tamburo e l'apprendimento delle tecniche percussive si potranno ripercorrere i sentieri ancestrali dei popoli delle praterie, un viaggio straordinario dentro di sé. Assolutamente sì. Sì, bello. Tra l'altro era uno strumento che veniva utilizzato molto da indiani d'America, come il tamburo sciamanico, quindi è qualcosa che insomma ci riporta anche a... Come vedete non sono nostre. Appuntamenti, diciamo così, no? Come abituali, sono un po' cose...
ricercate? Sì, sì, sono cose particolari sicuramente, sì, sono dei momenti... Ma non è anche di nicchia, perché chiunque può partecipare, anzi senza tanti problemi, nel senso che titubanze, anzi da provare, assolutamente, no? Per verificare che... No, no, ma infatti l'invito è proprio per tutti, perché in realtà è aperto a tutti e ad ognuno, ad ogni persona che partecipa darà uno spunto diverso chiaramente rispetto a quello che magari in quel momento è importante per lui contattare. Sono ritornate molte persone? Sì, sì. Noi abbiamo dei fedeli che ci seguono di volta in volta, poi chiaramente siamo... Tutti vengono da diverse zone? Sì. Diciamo che tendenzialmente la provincia di Macerata è quella più vicina, insomma, però noi ci rivolgiamo anche ad esempio alla zona di Ancona piuttosto che ad altre zone. È chiaro che la provincia di Macerata è quella dove abbiamo più persone che ci seguono. Poi in realtà ci vengono, ad esempio sono venute delle persone anche dal sud, delle Marche, quindi insomma ci fa piacere che... Fanno anche parecchi chilometri. Sì, poi dipende anche, magari il seminario, questo qui ad esempio del costruire il tamburo sciamanico, in realtà noi l'abbiamo aperto anche proprio a tutti quelli che vogliono anche nel centro Italia, perché è una cosa appunto particolare, quindi... Magari anche chi, non lo so, è a Perugia e vuole venire, è bene accetto, perché non se ne fanno tantissimi, ecco, di questi. E dopo, una volta costruito questo tamburo? Dopo se la persona lo porta a casa. Ah, quindi ne costruite più di uno, ognuno se lo costruisce? Ognuno si costruisce il suo. Ah, bello. Sì, sì, sì. Ognuno si costruisce, vedi, mi hai dato uno spunto che non avevo detto, invece questo è importante. No, ognuno si costruisce il suo, poi se lo porta a casa e lo utilizza nei suoi momenti. L'ho pensato nel momento stesso in cui tu dicevi appunto che si costruisce il tamburo, e allora... appunto, avete la possibilità di portarvelo anche a casa e quindi magari di poter continuare lì, certo, a suonarlo. Ci vuole una tecnica particolare per suonarlo, per evocare questi suoni un po' ancestrali. Allora, io non sono un'esperta rispetto a questo, quando ho parlato con Marina e con Marina Rigutti e Stefano ci hanno detto che comunque poi nel corso verrà anche affrontato un po' i modi con i quali si possono suonare, ma poi appunto essendo un qualcosa che deve suonare il nostro ritmo, è una cosa anche che è libera, nel senso che ognuno di noi poi lo farà in maniera diversa. Allora andiamo all'altro corso, diciamo così, gli incontri del castello. Qui c'è qualche cosa di misterioso, no? No. E allora Pilates, sì, riequilibrio energetico e biodanza. Sì, ecco, sì. Siamo alla conclusione, se ci puoi dare anche qualche notizia su questo. Questi sono gli appuntamenti che noi facciamo ogni settimana, ogni mese, e diciamo questa è una parte un pochino più corporea, nel senso che appunto proprio perché per noi il corpo ha un'importanza fondamentale, la nostra filosofia è quella di integrare il corpo con la psiche, con l'energia, o poi ognuno lo chiama in maniera diversa, lo spirito, come lo vogliamo chiamare, o anima, proprio perché l'equilibrio sta nell'integrazione di questi tre aspetti. Quindi per noi il corpo è una via importante da stimolare, no? La percezione, quella che dicevamo prima, e quindi lo facciamo con Pilates, con Angelo Berzacchia, e quindi il corso poi partirà ad ottobre due volte la settimana, ed è interessante dire che il corso sarà il lunedì mattina e il giovedì a pranzo, per cui daremo anche la possibilità a chi ad esempio magari il lunedì mattina non lavora o riesce a pranzo a farlo di poter partecipare, se no di solito abbiamo pensato alla sera. Di solito gli incontri li fate sempre verso dopo cena. Sì, però questi qui invece abbiamo voluto dare spazio anche a chi magari sera... Non fa un po' tutto di fretta, quindi abbiamo detto vabbè, diamo dei momenti anche alla mattina o a pranzo. Poi il riequilibrio energetico è un'attività nel quale integriamo appunto il contatto corporeo con visualizzazioni e proprio per andare a sciogliere un po' di blocchi energetici secondo dei principi della medicina tradizionale cinese, quindi secondo i meridiani energetici che vengono indicati dalla medicina tradizionale cinese, e questo è un incontro al mese, quindi insomma. E poi c'è la biodanza, e questa è una cosa di cui siamo contenti che siamo riusciti ad ospitarla, perché a giugno abbiamo fatto una manifestazione al castello, una tre giorni, un evento lì
olistico importante con Yoga Nomade, abbiamo unito lo yoga alle attività olistiche e abbiamo ospitato questo laboratorio di biodanza con Sonia Stella ed è stato molto apprezzato. Sonia Stella. Con Sonia Stella che è l'istruttrice di biodanza che poi lo farà ed è stato molto apprezzato e quindi l'abbiamo proposto, anche questo una volta al mese. La biodanza si chiama danza della vita, quindi è, diciamo, con la biodanza c'è la possibilità tramite il movimento di contattare delle emozioni anche nostre, quindi la gioia, la vitalità, la tenerezza, l'amore, la condivisione. E quindi la cosa bella è che anziché parlarlo lo agiamo con il corpo e quindi, no, ritornando un po' all'importanza poi di a volte magari non dare troppa importanza alla mente ma dare importanza anche ad altri aspetti di noi. Quindi ecco, siamo contenti che questo siamo riusciti a organizzarlo e ad ospitare Sonia. E questo lo fate con 7 incontri mensili da ottobre a maggio, quindi sì, da ottobre anche a maggio. Qui sempre mensili questi incontri. E tra l'altro Sonia fa biodanza dal 2001 e lo fa in un'associazione in Veneto, quindi insomma abbiamo fatto anche un gemellaggio con un'altra regione. Beh, è una danza particolare, non è che uno impara a ballare. No, ecco, diciamo è un così. Movimento del corpo corporeo, quindi anche chi non ha mai fatto danza può venire, anzi soprattutto chi non ha mai fatto danza può venire. Non nel ci senso si affatica che, no, perché tutto dolce, tutto armonioso, tutto tranquillo. Sì. No, assolutamente, anzi, è proprio chi non ha mai fatto danza è un modo proprio per sciogliere il proprio corpo. E quindi a volte la danza magari uno si immagina, deve seguire delle regole, poi si immagina che non è capace, non è in grado. Invece qui. Infatti, è stato sempre il mio grande cruccio di non sapere andare in pista. Invece qui anzi più uno non è capace a ballare più accolto, perché è proprio movimento libero e, benissimo. E quindi insomma accogliamo tutti, ecco. Quindi anche gli imbranati, diciamo così, trovano accoglienza assolutamente senza essere criticati da quelli che ti siedono intorno e ti guardano. Va benissimo. Allora, Essere Umano, questa associazione culturale, come avete sentito, c'ha un sacco di iniziative e inizieranno già da domani. Abbiamo questa Pilates Harmony e poi di seguito darete informazioni di volta in volta degli appuntamenti e dei cicli che prenderanno il via poi presto, perché già il primo ad ottobre. E, per chi volesse avere il programma completo basta anche andare sul vostro sito, che avete una pagina Facebook. Abbiamo una pagina Facebook che è Associazione Essere Umano e poi abbiamo il nostro sito che è www.associazioneesserumano.it, quindi chi vuole lì c'è tutto il programma, ci sono anche i vari approfondimenti delle varie attività, quindi anzi insomma magari, e poi chi si vuole iscrivere anche alla nostra newsletter, perché ogni settimana mandiamo le notizie che mandate a chi si iscrive, quindi va nel sito, la newsletter la trovate all'interno del sito, mentre per chi volesse ulteriori notizie voi avete l'email che è umano@gmail.com, è vero, comincia prima, asse.essere.umano@, comunque la vedete nel sito, ecco, si vede nel sito. Nel sito poi c'è sia la mail che il numero di telefono, quindi chi vuole poi lì trova tutti i riferimenti. Benissimo, allora io ringrazio Deborah Pellegrini, vicepresidente dell'associazione, ringrazio anche l'aiuto anche diciamo così morale assolutamente che è stata qui vicino e anche a me. Di piccola discreta suggeritrice che è Silvana Astrologo, che è presidente di Essere Umano. Grazie e un salutone a Enrico Ragni, ovvero a Malleus, che è sempre geniale sulle cose. Assolutamente, grazie a te per l'ospitalità. Ci sentiamo, a presto. Ciao.